Allora, buongiorno a tutti. Anche quest'anno viene presentato il calendario della Polizia di Stato per il 2018. È una tradizione la presentazione del calendario per la Polizia di Stato. Quest'anno il calendario ha una peculiarità, è composto sempre da 12 fotografie, delle quali 11 fotografie sono state scattate da giovani artisti dell'agenzia Contrasto, un'agenzia famosa a livello italiano e anche mondiale per le nubi e doti. E queste fotografie ritraggono momenti di vita quotidiana degli operatori di polizia, quindi vari settori e varie fotografie, proprio sul campo, non fatte in studio. La dodicesima fotografia invece è la fotografia che ha vinto un concorso nell'ambito della stessa Polizia di Stato, dove tutti gli operatori di polizia sono stati invitati a presentare delle fotografie su attimi di vita, attimi operativi durante il servizio a tutela del cittadino. Quindi queste immagini hanno partecipato al concorso da parete e di 6 euro per il calendario da tavola. Questo importo può essere versato su un conto corrente 745.000, ripeto, conto corrente 745.000, intestato all'UNICEF. Infatti questi soldi vengono devoluti a un'associazione ONLUS legata all'UNICEF e serviranno per tutelare i bambini e i ragazzi che senza genitori sono arrivati in Italia o hanno perso i genitori in viaggio. Quindi questa associazione si occuperà di tutelarli, oltre a quello che già l'amministrazione e lo Stato provvede. Lo scorso anno sono stati incassati 151.000 euro e sono stati devoluti sempre all'UNICEF per quanto riguardava i bambini del Libano. Dal 2001 ad oggi sono stati incassati 2 milioni di euro, tutti devoluti a favore dei giovani e dei bambini in varie parti del mondo. Quest'anno, per la vendita del calendario 2018, speriamo di superare la cifra dell'anno scorso di 151.000 euro per tutelare questi ragazzi. Da precisare che 8.000 euro verranno devoluti a un fondo di solidarietà della Polizia di Stato che tutela i figli degli operatori. Per quanto riguarda il ritiro del calendario, la procedura è semplicissima, basta versare al 745.000 conto corrente l'importo, indicando che si tratta dei calendari della Polizia di Stato. Dopodiché conservare la ricevuta e presentarla all'URP, Ufficio Relazioni col Pubblico, nella Questura di Bergamo, via Noli 26, nel mese di dicembre, dove potranno essere ritirati i calendari presentando la ricevuta. Speriamo che i cittadini accolgano questo messaggio e diano una mano d'aiuto. Va Grazie. bene, grazie a lei.